Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TIC1000, e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di TIC1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC1000 a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC1000 UK LTD e TIC1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar presentato da me, Giuseppe Ciricola. Questa sera mi farò aiutare appunto con la spiegazione del termometro Forex da Salvatore Labriola, trader indipendente e programmatore. Ciao Salvatore, mi senti, vero? Sì, ti sento benissimo. Un saluto a tutti gli amici trader collegati. Perfetto, allora prima di entrare nel vivo, visto che comunque stanno entrando sempre un po' più di persone, eravamo molti iscritti, quindi magari c'è chi entra con un leggero ritardo, ne approfitto per una presentazione del broker che rappresento, che è TIC1000. TIC1000 è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. È regolamentato dalla FCA UK, quindi sotto ESMA, con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, e potete utilizzare qualsiasi tipo di strategia, incluso lo scalping e l'arbitraggio, perché non ci sono né requote, non ci sono appunto limitazioni sulle strategie utilizzate, nemmeno costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Come ultima modalità di deposito abbiamo inserito anche quella con PayPal, che è molto comoda e ovviamente gratuita. Questa è un po' la mappa dei server di TIC1000, quindi oltre a quello di Londra, il più importante, abbiamo North Virginia e Tokyo, poi gli altri di backup. Potete confrontare l'offerta degli spread e delle commissioni di TIC1000 con gli altri broker dal sito esterno di MyFXBook. Noterete quasi come quasi sempre gli spread siano tra i più bassi del settore. Ve ne accorgete da questa tabella, quando vedete appunto la tabella verde e spuntate la casella con le commissioni, vedrete che quasi sempre TIC1000 ha l'offerta migliore tra i vari competitor. Grazie a queste caratteristiche, TIC1000 per diversi anni è stata premiata come miglior broker per esecuzione degli ordini, sia nel 2018 che nel 2019. L'ultimo premio è stato sull'esperienza di trading, sempre con Daily Info, e abbiamo appunto ricevuto un altro premio nel 2020. Ok, allora, presentazione del broker terminata. Vado in piattaforma. Allora, come dicevo prima della registrazione, il termometro Forex in realtà è un indicatore, una dashboard che io ho già presentato, se non sbaglio, un paio di anni fa. Quindi mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno ancora in chat che la utilizza oppure ne ha sentito già parlare. Non credo, perché comunque è un qualcosa che poi io tra i vari progetti non ho più spinto più di tanto, ma l'ho sempre utilizzato e continuo sempre ad utilizzarlo per il mio trading. Perché che cos'è il termometro Forex? Praticamente mi dà in un'unica appunto visuale la forza relativa di una determinata valuta contro le altre, e quindi inserito in un basket valutario. Come ad esempio, vedete qui ci sono 8 tabelle, abbiamo per ogni tabella abbiamo una valuta specifica, in questo caso euro, e come prima informazione, appunto, oltre a euro ci dà una F o una D. F sta per ovviamente forte e D per debolezza.
E poi oltre questo abbiamo anche una visualizzazione grafica con questi istogrammi blu che indicano appunto la forza e il rosso per la debolezza. Quindi poi per ogni valuta noi abbiamo, diciamo, una sorta di parametro di forza. Possiamo notare come ad esempio l'euro nell'ultima ora sia diventato forte contro un po' tutte le altre major. Quindi contro il dollaro in maniera molto esponenziale e lo yen in particolare contro il CAD. Ha ancora forse terreno contro la sterlina, il franco e sta raggiungendo comunque un picco anche con Neozelanda e AUD. Quindi questo è un po', diciamo, l'indicazione che ci viene data dal termometro Forex, di conseguenza oltre alla forza ci dà anche la debolezza delle varie valute. In questo caso il dollaro è molto debole, è stato molto debole nell'ultima ora, infatti lo vediamo debole sia con euro, quasi vedete qui non si vede, però c'è comunque molta debolezza su euro, sterlina, franco e Australia. E quindi su così via scontro sulle tutte le altre valute. Quindi questa è un po' l'indicazione che ci dà proprio come indicatore sia di forza che di debolezza. E questo è un po' l'aspetto che abbiamo sulla dashboard. E adesso poi vi faccio vedere un po' tutte le altre funzioni che ci sono, perché è un qualcosa di molto professionale. Però io vorrei partire, quindi vedo che molti di voi già lo utilizzavano, quindi mi fa piacere, ad esempio Walter, Giovanni che lo sta utilizzando. Allora, arriviamo sui valori percentuali, sul time frame, dove potete trovarlo. Allora, partiamo da dove potete trovarlo. Allora, vi dico, visto che comunque siete in tanti, per non farvi perdere tempo, perché magari il nostro tempo è prezioso. Allora, questo viene dato in maniera del tutto gratuita, sia sui conti demo che real, senza limitazioni, quindi di trading oppure di deposito, l'importante è che sia un conto TIC 1000. Come averlo? Allora, io da qualche, diciamo, che cos'è, forse un mese che ho aperto una sorta di trading room, se vogliamo chiamarla così, su Discord. Discord è appunto un po' come, diciamo, qualcosa, una chat, ma molto meglio di Telegram, perché qui possiamo poi fare anche delle live, degli streaming. Quindi siamo già in tanti. E potete iscrivervi, poi mi contattate via email o comunque su Telegram, sono facilmente reperibile, e poi vi lascio la mia email e vi do il link per accedere. Su questa piattaforma c'è appunto l'indicatore di forza del termometro Forex che il buon Salvatore va ad aggiornare, perché c'è proprio una sezione con tutti gli indicatori, gli expert, perché non è l'unico lavoro che facciamo, ma ce ne sono tantissimi, e quindi da qui si scarica tutto. Allora, il pacchetto comprende un expert chiamato TS Forex, TS Termometro Forex Pro, che è questo. Poi c'è i due indicatori che vanno nella cartella indicatori, che sono TS Termometro Forex Chart e TS Basket Chart Alert. Allora, io adesso li ho già scaricati, però per farvi vedere l'iter, me lo scarico di nuovo. Ad esempio questo. Allora, una volta che cliccate su questa freccia in basso, a seconda del browser utilizzato, vi compare in basso a sinistra. Quindi poi basta cliccare sulla freccetta a fianco alla denominazione su Mostra cartella. Mi viene mostrato diciamo, nei vostri file, in questo caso termometro Forex Chart, poi basta o trascinarlo o comunque fare una semplice copia. E andate sulla MT4. Da MQL4. Dalla cartella l'ho andata a mettere su indicatori. Io già l'ho fatta questa operazione, quindi non la rifaccio per gli altri due. Allora, Fabio non mi sente più, ma ditemi che comunque voi riuscite a sentirmi. Ok. Ok.
No, non è a pagamento, Andrea, quindi è importante, l'ho specificato, forse hai fatto la domanda prima che lo dicessi. Allora, io tutto quello che do come didattica è sempre gratuito, quindi non lo pagherete mai. Posso magari chiedere, come ad esempio l'analisi retail per chi lo segue, l'indicatore, un deposito di almeno 1000 euro, però comunque voi ci dovete fare training e quindi è un, diciamo, un qualcosa di assolutamente accettabile, però come costi non andate a comprare o a avere una licenza su queste cose qui. Nonostante siano molto professionali, ma io credo molto in queste cose, quindi sono il primo ad utilizzarle e le do sempre in maniera gratuita. Allora, quindi il canale si chiama Analisi Retail, però non so se riuscite a trovarlo così facilmente, però provateci, è su Discord. Allora, quindi questo è un po' dove si scarica. Io credo che un po' sappiate tutti utilizzare la MT4. E comunque dicevo che appunto il TS Forex Pro va nella cartella Expert. Quindi poi come si mette in piattaforma? Vi prendete un grafico, vi togliete la griglia, potete anche non farlo, però mi dà sempre fastidio. Trascinate l'expert e si aprono un po' di variabili che adesso andiamo a vedere una per una e compare il termometro Forex. Ora, se avete aperto appena una demo, quindi non ha storico, o anche avete aperto il conto da poco, comunque non avete molto storico, probabilmente avrete degli errori, giusto Salvatore? Molto Eh sì, sinteticamente. queste Riesci a spiegare sono le questo concetto? fasi, come dire, primordiali, no? Ma non solo di questo expert indicatore, cioè proprio di settaggio della piattaforma, è necessario che avete un minimo di storico, poi anche a farlo vedere, strumenti, opzioni, vedere quanto storico volete nella vostra piattaforma lì, ecco qua, numero massimo di barre, questo proprio qui nei grafici, va bene già 5.000 e 5.000. Dopodiché dovete andare o con l'utilizzo di uno script che vi va a scaricare lo storico dei vari strumenti, oppure manualmente in centro storia. È il caso che, esatto, cliccando lì, strumento per strumento, cliccate su un minuto e vi fate il download delle barre che avete selezionato. Quindi avete selezionato 5.000 barre, vi farà il download presente sullo storico di Tickmill delle 5.000 barre. Questo andrebbe fatto per ogni strumento. Va da sé che man mano che utilizzate la piattaforma, quindi accumulate più barre, questa operazione va fatta solo nella fase iniziale. Dopo, una volta accumulate le barre, non c'è più bisogno. Comunque, tutto quello che può derivare da un qualunque tipo di errore sullo storico viene segnalato nella scheda sotto dei consiglieri, vi apparirà qualche errore lì, me lo segnalate e magari attraverso l'Anydesk vi aiuto a fare questa, diciamo, installazione iniziale. Solo, esatto, avevo già approdato nella chat dedicata su Discord questi due script, uno in particolare, Load All History, che non è nemmeno fatto da me, però funziona benissimo, serve per scaricare lo storico su tutti i timeframe. Una cosa ti sei dimenticato di dire, Giuseppe, che diciamo il termometro Forex viaggia su base timeframe, quindi adesso tu hai aperto un grafico H1, stiamo guardando la situazione su timeframe H1. Va da sé che se volete operare o volete vedere le forze su altri timeframe, dovete chiaramente predisporvi con un timeframe diverso. Adesso non hai operazioni aperte, puoi cambiare il timeframe per vedere sul daily magari com'è la Questo situazione. se ci sarei arrivato dopo, comunque il Ah, discorso che deve essere ok. chiaro solo per lo storico, perché se vedete qualcosa di anomalo appena lo scaricate è normale, quindi contattate Salvatore su Discord o anche su Telegram dove mi chiede Andrea dove scaricarlo. Io ho anche un canale che si chiama Working Forex, che è questo qui, più di 1000 iscritti, e viene scaricato anche lì, viene comunque caricato l'expert, però diciamo che prendete come riferimento, se potete, Discord, perché sto facendo una sorta di migrazione
visto che è fatto molto bene. Allora, direi di, quindi abbiamo visto a che cosa serve questa dashboard per indicare comunque le forze. Adesso andiamo a vedere un po' le variabili esterne che ci spiegano un po' le varie caratteristiche che poi andremo un po' a personalizzare sulla dashboard. Allora, come candela di riferimento, io qui mi aiuto con Salvatore perché lui ovviamente l'ha programmato. Candela di riferimento, Salvatore. Allora, la candela di riferimento vuol dire che noi stiamo facendo l'analisi sull'ultima, io lo lascio di default a 1, perché stiamo facendo l'analisi sull'ultima candela chiusa. Quindi l'hai messo su un time frame H1, stiamo vedendo la chiusura fatta alle 19, ora locale. Volendo, possiamo vedere anche la situazione del termometro su qualche candela precedente, tipo, non so, voglio vedere la situazione di 5 ore fa, devo andare a modificare questo campo. Di default lo lasciate a 1. Ok, l'alert true, questo qui. L'alert true, impostato su true, vi dà come dire, vi segnala con un effetto sonoro, un banalissimo effetto sonoro, la possibilità di intervenire su alcuni delle 28 valute prese in analisi. Adesso se chiudi un attimo lo specchietto, vediamo lo specchietto sotto, Allora, perché questo qui se lo mettete true è molto interessante perché così adesso spieghiamo una cosa che sono queste valute in evidenza. esatto. Allora, se avete il true e vedete tutte queste diciamo valute in bianco, Solo parte un vendotto, alert. tutti diciamo, gli incroci possibili, no? Che analizza il termometro Porex. Come vedete, alcuni sono segnalati, diciamo, di grigio, altri invece sono i bottoni illuminati. Illuminati come? A seconda della forza del segnale, cioè da quanto tempo come dire, è partito questa forza del basket, scusate, del cross, vi va a segnalare, illuminando il bottone di blu se è un segnale che è appena partito, cioè sostanzialmente ha evidenziato la forza nella candela appena conclusa. Secondario, se questo segnale di forza non è proprio nella fase iniziale, ma è una fase intermedia, persistente, come in questo caso, come vedete, sono tutti quanti persistenti, cioè quindi sono illuminati di bianco, indicano sì una forza, facciamo un esempio su sterlina dollaro, ma è una forza che non è iniziata proprio da breve, ma è da molto tempo che il segnale sterlina dollaro è in corso. Questo vi aiuterà per capire se su un cross in particolare dovete appunto comprarla questa forza oppure pensare di girarvi contro questa forza, nel senso che la sterlina dollaro ha corso già parecchio e magari fare operazioni alle reverse. La cosa interessante è che vi illumina il pulsante secondo questa colorazione e avete la possibilità chiaramente di essere immediatamente operativi perché questi bottoni sono operativi, operativi nel senso che cliccando su questo bottone vi apre il grafico corrispondente. Se fai vedere, magari clicchi su Allora, sterlina il dollaro. master qui, diciamo che il master si abbina molto bene diciamo, a strategie di breakout, perché potete magari puntare a un'esplosione di volatilità. Il secondario magari necessita di un'analisi un po' ulteriore, il persistente sono un po' quelle situazioni in cui magari cercare il mean reverting, quindi fare il contrario, un po' una soluzione. Se ci avete fatto caso, queste valute qui cerchiate non sono altro che l'incrocio tra la valuta forte e quella debole. Qui ce ne sono diversi in quest'ora perché c'è stato un po' di diciamo movimento delle 8, diciamo quindi di queste 8 major: euro è forte, dollaro debole, sterlina forte, yen debole e franco forte. Quindi vi dà tutte le possibili combinazioni. Come diceva Beh, Salvatore, c'è parlo il qui. segnale N che vi indica neutralità e quindi non vi viene segnalato. Cioè forza, debolezza, neutralità. Ok, quindi cliccando su ogni, anche questo sì, ovviamente quelli che non sono illuminati sono comunque dispositivi e potete aprire il grafico, però Sì. cliccandoci sopra si apre il grafico che volete. E qui, Salvatore, andiamo a spiegare un po' il template, come salvare magari
Il proprio. Questa è un'altra variabile esterna. Potete eventualmente impostare un vostro template di riferimento, glielo andate a scrivere qua dentro il vostro template, e quando cliccherete sul grafico, come ha fatto prima Giuseppe, vi aprirà il grafico con il template che avete selezionato. Facciamo Adesso un entra nel esempio. default, Facciamo un esempio. Allora, puoi far vedere un template, che ne so. aspetta, fammi fare l'esempio. Allora, mettiamo il caso, voglio salvare, voglio mettere una media mobile. Molto semplice, no? Salvo il mio formato, quindi lo chiamo webinar. Poi vado su F7, che era la variabile, e scrivo qui webinar. Mi raccomando la corrispondenza. Scrivetelo come l'avete salvato. Quindi, ad esempio, Euroyen lo apro e vedete che me l'ha aperto con quel template. Quindi, senza dover poi ovviamente su ognuno andare a salvarvi e a caricare ogni volta il template, lo fa direttamente lui. Ok, Ok. questa è un po' la situazione. Adesso entriamo un po' nel vivo No, con le c'era altre quel variabili. parametro layout, perché spesso e volentieri qualcuno lo fa girare su un monitor molto piccolo. Potete, diciamo, switchare con questo layout compatto, verticale o normale. È semplicemente la disposizione diciamo, della grafica del termometro Forex. Se avete un monitor, diciamo, standard, va benissimo il layout normale. Comunque, vi potete divertire anche nella versione compatta e la versione verticale. Ok, allora l'8 invece, molto intuitivo, vi fa inserire il lotto con cui volete operare. Ad esempio, se metto 001 o quello di prima 010, ogni operazione che aprirete nel paniere avrà 010 Come come sai? size. Quindi, ad esempio, io voglio aprire un paniere, un basket su euro perché è forte, quindi lui mi dice, cliccando su euro, vuoi comprare euro contro tutti? Io dico di sì, e vedete che vi ha aperto tutte le posizioni di euro contro tutte le altre major, proprio perché qui andiamo a puntare sulla forza. Magari venditi basket dollari, perché fai vedere questa cosa che chiaramente. Allora, sì, vi fa tre domande. Allora, euro, quindi l'abbiamo comprato. Vi fa una domanda quando cliccate su USD, quindi cliccate sulla denominazione della valuta. Vuoi comprare dollari contro tutti? No. Vuoi vendere dollari contro tutti? Sì. E come vedete, ha venduto il dollaro quando era numeratore. Ecco, lo fai vedere. E quindi avete, diciamo, con un solo clic comprato tutto il basket. E quindi vi riporta poi anche ovviamente il profit e loss legato più l'esposizione legato a quel basket lì. Quindi non è che vi mischia i due basket. Quindi euro ha una sua storia in questo caso, e anche ovviamente il dollaro ha la sua storia. Quindi esposizione con appunto il profit e loss in queste due caselle, proprio perché possiamo tenere traccia di ogni singolo basket. Però la cosa bella qual è? Che questo è un H1, quindi mettiamo che io abbia fatto l'analisi su forza relativo, quindi voglio fare un'operatività multi-frame, quindi voglio operare in H1 perché ho avuto appunto i setup di forza. E poi voglio fare la stessa cosa, ma su un grafico H4, ad esempio. Se switchate di time frame,
Però è sempre giusto, meglio Salvatore, avere più termometri Forex su. Sì, no, non, questa è un'operazione che non dovreste fare. Predisponetevi prima i time frame su cui volete applicare e applicate, diciamo, aprite tanti grafici quanti sono i termometri Forex. Non dovete switchare sullo stesso expert, perché adesso l'expert sta ragionando su H1. Cioè io che cosa faccio? Vi faccio vedere quello che faccio io. Allora. Io ho tre time frame, quindi ho il daily, l'H4 e l'H1. Quindi su H1 faccio magari delle operatività più in scalping o comunque dove magari non posso lavorare un breakout piuttosto che un altro. Poi in H4 voglio fare un altro tipo di operatività, quindi ho altre forze in gioco, perché comunque diciamo la forza su o la debolezza dipende appunto dal che time frame stiamo analizzando. Posso decidere di operare in maniera del tutto separata, che ne so, ad esempio su euro voglio andare short. Vedete che lui mi ha aperto il basket short e quindi mi fa una valutazione solo su questo time frame. Quindi che cosa succede? Che io su H1 ho la storia di euro-dollaro dove magari sono short e su H4 ho questa situazione e su H1 ne ho un'altra. Quindi non vengono sommate. Quindi ogni time frame ha un profilo separato. Quindi è una cosa molto carina questa perché in questo modo possiamo andare ad analizzare un basket e quindi analizzarlo sulla sua storia senza dover mischiarlo con altri, quindi evitare confusioni. Questa cosa è molto apprezzata. Ok, quindi questa è un po' la situazione dei lotti. Poi abbiamo un set stop and take. Se lo mettete a true. Se lo mettete a true, andate praticamente a settare lo stop loss e il take profit per ogni ordine, cioè su ogni ordine, come in questo caso, mettete uno stop loss, chiamiamolo antirovina, diciamo così, per protetto, in modo tale che vengano direttamente inoltrate in sede di emissione di ordine, uno stop loss protettivo, in questo caso di 200 pip. Quindi per ogni ordine andate a settare uno stop loss e un take profit, se lo mettete a true. Facciamo un esempio. Allora, vogliamo mettere uno stop di 200 pips e un take di 100 pips su un basket 0,10. Premo ok, prendiamo un basket a caso, il CAD. Vedete, lui mi ha aperto tutto il basket CAD qui, quindi qui ho il resoconto, e nello storico mi è andato a settare gli stop loss e i take su ogni singola operazione, quindi significa che CAD yen ha 200 pips di stop e 100 di take, quindi non sul singolo basket, perché sarebbe quasi impossibile, anche perché hanno una volatilità un po' diversa. Però su ogni strumento, quindi del paniere, avete questo stop di 200 pips, quindi vi dovete fare un po' anche i conti. Però ci sono anche delle situazioni in cui è possibile gestire il rischio anche a livello economico, quindi monetario, che sono la modalità, allora, il valore assoluto e la percentuale dell'equity. Quindi Esatto. valore assoluto, questo è un profitto in pips, giusto? No, questo qua, allora, se lo metti in valore assoluto, adesso stiamo ragionando sul profitto globale complessivo del basket. Quindi, come è scritto adesso, 1000, significa che se il basket arriva a guadagnare 1000 euro o a perdere, perdita basket lì sotto, 1000 euro verrà chiuso. In valore Ah, ok, quindi assoluto significa torrone. proprio in sottomonti, sostanzialmente. Quindi, quando il basket guadagnerà la cifra che tu imposti tu, 100 significa che quando guadagnerà 100 euro oppure perderà 500 euro, come in questo caso, il basket verrà chiuso. L'intero paniere verrà chiuso.
Questo tipo di conteggio lo potete fare sia in termini assoluti oppure li potete stabilire in percentuale sull'equity. E basta cambiare quella variabile esterna, ritorna di nuovo sulla variabile esterna. Ok, lì piuttosto di mettere valore assoluto, mettete percentuale su equity. Allora a quel punto mettete quando raggiungo il 2%, non lo so, 2-3% della vostra equity, chiudimi il basket. Viceversa, quando raggiungo il 3%, ecco, del vostro equity, chiudimi altrettanto il basket in verde. Questo è molto interessante perché potete fare sia un discorso legato ai pips su singolo, quindi ci sono tre modalità sostanzialmente di gestione in pips su singolo strumento, in profitto, quindi in soldoni sull'intero basket, è sull'intero basket valutario, giusto? Sì, questo è sull'intero basket, Ok, il profitto quindi complessivo. mi piace perché in questo caso posso decidere che ad esempio di destinare a un basket un 1% di rischio. E lui me lo gestisce in questo modo qui. Sì. Quindi, che ne so, adesso chiudiamo, così faccio vedere anche come chiudere l'operazione. Allora, una cosa che vi volevo dire, ogni volta che vi mettete sul bottone con il mouse, vi appare il tooltip che vi dà indicazione di quello che fa quel bottone. Quindi se ti metti su 0,70, che sarebbe l'esposizione, vedi, qui, dovresti cliccare qua perché qua ti fa la domanda. Vedi, qui, anche se clicchi, prima di fare qualche cosa, comunque ti fa una domanda di sicurezza, chiamiamola così. Voglio chiudere tutto il basket, dando l'ok, lui chiude interamente il basket. Provo a chiudere, ok, chiuso il basket. Provo a riaprire un attimo, che facciamo vedere pure un'altra cosa. Allora, voglio farlo quindi. Valore assoluto 100. Questo gli sta dicendo che quando guadagnerai 100 euro, in automatico verrà chiuso. Quindi per aprire il basket di nuovo su CAD, clicco, vuoi comprare CAD contro tutti? Sì. Quindi se lui arriva a 100, chiude. Esatto, in automatico chiude. Oppure la Ok. soglia di perdita impostata. Ok, perfetto. E quindi questo tasto qui poi vi fa sull'esposizione, chiudo tutto il basket CAD, no? Vi fa un'altra domanda. Vuoi ridurre l'esposizione sul CAD del 50%? No? Questo deve andare nella variabile esterna, però. E Vai un attimo adesso nella variabile esterna. le variabili, le altre variabili esterne che sono rimaste. Poi Salvatore, questa lasciamolo un attimo per ultimo. Adesso andiamo, visto che ci sono anche un po' di domande su questo, la base calcolo percentuale cos'è? Giorni analizzati. Allora, la base calcolo percentuale possiamo switchare tra mensile, giornaliero, sì, cliccaci sopra, mensile, giornaliero e annuale. Ok, giornaliero, ok, o mensile o annuale, adesso vi dico che cos'è. I giorni analizzati sono praticamente, mi servono questo numero, serve per calcolarmi, per fare dei calcoli sulle correlazioni. Io voglio che mi si vengano analizzati 100 giorni in questo caso. Mettiamo un valore più basso, metti un valore, non so, voglio vedere le correlazioni a 10 giorni, poi ve le faccio vedere, dagli l'ok. Un'unica cosa che volevo far vedere, quella percentuale di riduzione esposizione, la potete decidere esternamente. Ora di default è scritto 50%, quindi quando io vado a cliccare su quel pulsante, mi chiederà: vuoi ridurre l'esposizione del X per cento? In questo caso è 50%, ma volendo potete anche ridurre esatto solo del 10%, chiaramente. Dagli l'ok. Quindi fai vedere un attimo questa riduzione, clicchi lì, non voglio chiudere tutto il basket, vuoi ridurre l'esposizione CAD del 10%, dandogli sì, vi ridurrà il basket del 10%. Avevamo un'esposizione di 0,70 complessivo, chiaramente arrotondato, perché chiaramente poi sotto determinate soglie non si può chiudere, sotto 0,01 non si può andare, avevamo 0,70, chiuso 0,07. E c'è rimasto uno 0,63 che sta attualmente perdendomi, se non vedo male, 13 euro in totale.
Questo è per quanto riguarda, diciamo, la riduzione. Quella base di calcolo mensile, giornaliero e annuale è perché voglio vedere quanto stanno guadagnando le valute o perdendo le valute, non lo so, dall'inizio dell'anno se è annuale, il giorno se è giornaliero oppure dall'inizio del mese se è mensile. Adesso non so che cosa è impostato, però quello Allora, rappresenta un. impostato l'annuale, quindi su questo Quindi vi è dà un ribasso di un 4,2%, se contro va bene. l'euro. Quindi, ok, quindi il CAD contro l'euro perde il 4,2%. Quindi vi dà queste sorte di statistiche che potete inserire dalle variabili. E poi, allora direi un attimo, finiamo il discorso della gestione con La il. gestione anche sul profitto, un attimo, che è importante. Che se posta true. Allora, questo invece è il trailing stop basato non più su base PIP, ma su base profitto. Che cosa gli vado a dire qui in maniera automatica? Gli vado a dire, quindi gli dico true, gli vado a dire che qualora il basket raggiunge un profitto di 100 euro. Adesso, come l'hai settato tu, è sbagliato perché il valore ha già emesso un profitto basket sopra di 100 euro. Ipotizza un valore basket sale sopra, ok? Io metto qui 1000, no, di più, pure di più. Diciamo, metti di più, 500, 1000, va bene. 500, ok. Ok, io gli ho detto praticamente che qualora raggiunge 500 euro, portami a casa il basket. Nel trading stop, che posso dirgli? Guarda, se raggiungi un profitto di 100 euro, attivami una gestione del trading profit. Come? Nel momento in cui io sto guadagnando 100 euro, appena ritorno indietro di 30, quindi ne guadagno solo 70, la differenza tra 100 meno 30, appena guadagni solo 70 euro, portamelo a casa. Questa cosa vi consente di portare più in alto il vostro profitto. È esattamente la stessa identica funzionalità del trading stop su base stop loss, quindi su base PIP e muovendo lo stop loss. Io in questo caso sto muovendo il profitto. Quindi ogni volta che lui guadagnerà più soldi rispetto alle 100 euro, manterrà questa differenza di 30 euro. Cioè, morale della favola, nel momento in cui andrete a guadagnare 100 euro, minimo 70 euro ve li portate a casa, come l'avete settato adesso. Ovviamente Potete si farlo può. anche così, 250, quello che vuoi tu. Questo in maniera con il trading stop true in maniera automatizzata, cioè un controllo che gira runtime e vi fa questo tipo di controllo. Ok, Se io vai direi che sul basket, però, se aspetta, vai un aspetta, attimo. tu vai troppo veloce, aspetta perché qui ci sono Ci poi le sono domande. domande. Vi è un po' chiaro come funzionano le variabili? Poi magari vi rivedete la registrazione perché ci sono diverse funzionalità, quindi non è facilissimo stare dietro un po' a tutte queste variabili. Ok, cosa sono i numeri sotto gli istogrammi? L'abbiamo spiegato. Matteo dice che è chiarissimo. Massimo dice il training forse non era meglio legarlo alla volatilità. Probabilmente sì, però. A Salvatore piace molto ragionare in soldoni, quindi è un qualcosa che io personalmente non utilizzo, però può essere anche giusto magari dargli un approccio in questo senso qui. Poi, nel caso dovessimo aggiungere altre cose sulla volatilità, possiamo sicuramente aggiungerlo, però è già un qualcosa di molto, No, magari anche. però voglio dare una spiegazione tecnica. È giusto quello che dice l'utente. Volatilità, che cosa si intende per volatilità? Perché volatilità è qua, noi stiamo ragionando per il basket. La volatilità di quale strumento devo andare a vedere? Dovrei fare una media ponderata delle volatilità, diciamo, dei componenti del basket, e si potrebbe pure pensare di fare. Ho pensato di fare in maniera molto più rapida in termini assoluti, perché in soldoni è molto più semplice anche da seguirlo. Però si potrebbe fare, e il discorso è capire la volatilità Infatti, non è una cosa semplicissima da, diciamo, programmare in questo senso qui, però in soldoni va benissimo, vedo che in chat apprezzano molto. Vincenzo chiede qual è il miglior momento per entrare sul termometro Forex. Sono sicuramente magari fare l'analisi sulle forze, però già quando hai. Allora, il termometro puoi utilizzarlo su singola valuta, come in questo caso hai CAD yen.
e quindi andarti a vedere solo CAD yen e dire ok, CAD yen ha iniziato ad essere forte, punto su CAD yen e finisce lì, mi gestisco CAD yen e quindi che cosa faccio? Vado su dov'è CAD yen e me lo apro da qui. Questo sì, già è un fatto, cioè, diciamo, potete aprire anche le singole valute. Quindi su ogni, così mi dà anche lo spazio per aprire, perché anche gli altri pulsanti si possono comunque diciamo attivare. Quindi che ne so, io ho visto che CAD yen è un segnale master, quindi significa che è la prima volta che diventa forte CAD e debole yen. Quindi c'è questo segnale che può essere sfruttato per un proseguimento della forza. Quindi io dico ok, CAD yen me lo compro. E lui, vedete che si illumina, è fatto benissimo il termometro Forex, cioè si illumina solo CAD yen e voi, io adesso non l'ho aperto dal CAD, dal basket CAD, perché già lì avevo una cosa di forza, però su yen lo posso anche fare in questo modo qui e seguirmi solo CAD yen. Poi che cosa succede? Ho gli altri segnali, che ne so, un NZD franco, che è un segnale persistente, quindi significa che questa forza è già in atto da diverse barre, quindi magari è meglio un approccio in linea vertica, perché potrebbe fare un ritracciamento. Quindi che cosa faccio? Vado a prendermi il basket NZD e mi vendo questo il franco. Spero che sia chiaro comunque come gestirlo. E quindi potete gestire oltre che l'intero basket, quindi cliccando solo sul simbolo, anche quelli poi singolarmente, perché ognuno poi può avere una propria gestione. Volevo solo un attimo terminare la gestione del profitto. Se schiacciavi sul profit, su 26, dove stai perdendo 26 euro. Ok, qui invece vi fa altre due domande. Se volete chiudere il basket a pareggio, cioè io adesso sto perdendo 27 euro, qualora guadagno 1 euro, portamela a casa, cioè nel senso sto perdendo, o questo anche nel caso di profitto, sto guadagnando 25 euro, se ritorno indietro che ne guadagno solo 1, chiudimi il basket a pareggio. Se gli dici sì, fai vedere un attimo sta cosa, se gli dici sì, vi si illumina il pulsante di blu. Questo significa che avete in qualche modo dato una linea guida a quel basket, cioè quel basket si chiuderà a break-even point, cioè a pareggio. Stiamo perdendo 26 euro, qualora raggiunge una minima soglia di profitto di un euro, vi verrà chiuso il basket. Se riclicca di nuovo su quel pulsante, chiaramente questo lo fate quando possibilmente siete in attivo, non voglio chiudere a pareggio. E vi fa un'altra domanda: attivo adesso il trading profit sul basket CAD? Se gli dici sì, digli sì, vedete che il pulsante è diventato di colore giallo. Questo significa che su questo basket voi avete attivato il trading stop. Il trading stop funziona in questo modo: nel momento in cui avete cliccato l'ok, ha fotografato il profitto e stavate perdendo 25 euro. Gli abbiamo detto nelle variabili esterne che qualora torna indietro di altre 30 euro, vi verrà chiuso il basket. Quindi meno 25 e meno 30, a meno 55 voi uscite. Chiaramente, se da questo momento in poi il basket inizia a guadagnare, lui vi porta sempre avanti questa scalettatura delle 30 euro. Qualora volete disattivare queste funzioni, basterà di nuovo ricliccare lì, esatto. Gli dici no? Gli dici no? Il pulsante si spegne, il basket non, attualmente non è gestito in termini di profitto. Io prima ho detto erroneamente che vi fa tre domande quando cliccate sul simbolo. In realtà no, ovviamente vi fa solo la domanda: vuoi comprare CAD? Sì o no, o nulla? Vuoi vendere? Sì o no? Quindi sì, poi quello ombra e vedi. Facciamo un po' tutto un ripasso di questi pulsanti qui. Quindi il CAD l'abbiamo visto. Poi se cliccate su forza, vi compare la tabella con le correlazioni e la volatilità. Quindi avete un po' di vediamo se resto solo un quarto d'ora, ma sempre il tempo vola, è difficile spiegare tutto.
Allora, correlazione e volatilità. Questo vi dà un input su quelle che sono le correlazioni di una determinata cambio, quindi cross contro un altro, e vi mette le correlazioni in bianco. Quindi Eurocad con USDCAD ha una correlazione positiva dello 0,65, da una scala da 0 a 1. Quindi questo qui è la correlazione che avete con USDCAD e così via. Ad esempio su CAD CHF è inversa, quindi meno 0,77. Poi, qui giusto Salvatore, se io mi metto col mouse mi dovrebbe Sì, dire. c'è il tool tip, magari la finestra la potete anche spostare, però se vi mettete sul tool tip, esatto, vi dice, quella è la correlazione storica su base 10 giorni che è la prende la variabile esterna, ed è espressa in punti, la potete leggere pure al 65%, il 32%, come volete voi. Viene illuminato di verde e di rosso qualora la correlazione è altamente, abbastanza forte o in un senso o in un altro. Quindi non lo so, CAD e CHF con CAD yen abbiamo una correlazione quasi all'89, cioè quasi al 90, diciamo, all'89% sono correlate positivamente e viceversa nel caso negativo. Ok, nella diciamo strisciata, diciamo nella linea obliqua dove Eurocard con Eurocard chiaramente la correlazione è 1 a 1. Vi ho indicato che cosa? Vi ho indicato la volatilità dello strumento, cioè gli Eurocard, la volatilità storica. Prova a spostarlo un attimo, devi cliccare sul pannello, sì, spostalo dall'altra parte. Se ti metti sul tool tip, ecco, la volatilità storica su 10 giorni, Eurocard si muove mediamente di 97 pip su 10 giorni e in basso, subito in basso, la volatilità di oggi. Oggi invece mediamente si è mosso in 97 pip. Oggi invece si è mosso in 124, la volatilità di oggi è stata di 124 pip. Così per i vari cross, quindi Eurocad, USDCAD, tutto questo specchietto è chiaramente lo specchietto CAD, perché avete cliccato sul basket CAD. Tutte queste correlazioni le potete vedere sugli altri basket cliccando il tasto della debolezza, forza o neutralità. Bene, questo in maniera molto operativa. Se vedete che statisticamente la volatilità di oggi, quindi questa blu, ha sforato quella media, diciamo, di tanto potete provare magari dei min reverting, di uno scalping, il min reverting per far rientrare un po' quella volatilità. Quindi questa cosa è molto comoda ed è davvero utile. Quindi forza, poi arriviamo a questo tasto qui, Open Chart. Questo dovete avere l'indicatore che TS termometro Forex chart. No, scusami, il basket chart alert è questo. Ok, basket chart alert, comunque ne sono tre, le dovete avere tutte e tre, sia l'expert che gli altri due indicatori. Cliccando ok avete in buona sostanza gli indici delle varie valute. Quindi io che cosa ho cliccato? Ho cliccato Euro. euro. E avete, no, aspetta. E questa è una versione appunto demo. Me la vado a prendere forse dal Real che ho più storico. Aspettate un attimo. No, forse hai cliccato, vabbè. Allora, prendiamolo da qui. Ok, io ho cliccato su quell'icona che avete visto dell'Open Chart. Praticamente vi esce l'euro index. In Esatto, buona è sostanza. una rappresentazione grafica del basket, quindi tutti i componenti del basket rappresentati su grafico candlestick sostanzialmente, cioè che cosa sta facendo il basket nello storico, appunto, è un classico grafico. Insomma. Perfetto, quindi abbiamo la variazione del basket, giusto 0,39% di oggi, Sì. complessivamente. Quindi ha guadagnato lo 0,39% sull'intero basket, la candela bianca è rialzista, quindi diciamo l'euro index su un calcolo che abbiamo fatto adesso è a 24,38. La Questa è la variazione variazione che dell'inizio mese, ha guadagnato lo mobile. 0,007 contro tutte le valute, abbiamo poi questo RMR. Che rappresenta sostanzialmente, ci sta dicendo che il range di questa candela, cioè della candela attuale,
rappresenta l'81% del range medio. Quindi questo ci serve per capire se una candela, sostanzialmente una candela, adesso sei su base daily, sta all'interno di un valore medio oppure no. Quando vedete un valore oltre il 100%, 120%, vuol dire che è una candela che è in forte crescita, in forte esplosione, o in un senso o nell'altro, e quindi magari vi potete regolare di conseguenza, cioè nel senso. Magari potrebbe, cioè, vi potete cercare un ritraccio di questo basket. Quindi quando vedo, io per esempio, personalmente, quando vedo un RMR superiore al 120-130%, cerco dei punti opportuni per vendermi il basket. Quindi poi basterà andare sul termometro Forex, nella pagina iniziale, e mi vendo tutto il basket. Ok, questa cosa qui può essere anche utile perché, ad esempio, possiamo decidere di mettere degli alert direttamente sulla una configurazione grafica. Che ne so, ad esempio, Euro ora si trova in un trading range, però sta in questa zona che per magari rompere in breakout e quindi acquistare forza. Io posso mettermi o un alert up o alert down, praticamente mi informa, mi dà un alert. Spostandolo, quando poi raggiunge questo livello qui, mi dà una comunicazione sulla dashboard e mi dice: guarda, c'è è scattato l'alert, euro ha rotto questo livello qui. E quindi Esatto, il poi basket posso sul programma. muovermi di conseguenza e andare a comprare l'intero basket o venderlo, secondo appunto della mia analisi, dall'intero basket. Quindi mettiamo il caso che adesso euro è forte, arriva qui. Io metto un alert in questa zona qui, quando arriverà qui avrò un alert sonoro e Una sola cosa voglio far vedere, Giuseppe Provavolo. Fammi F8 sulla tastiera, mostra F8 sulla tastiera, mostra la descrizione oggetto, no, dove eri prima, mostra la descrizione oggetto. Ok, lì in basso vi appare che la linea, come si chiama, Alert Level Up, lo vedete. Ok, qui il basket tu lo puoi anche chiudere, scusami, come si chiama il chart. Perché vedete, nel pulsante chart, se è illuminato di rosso, è bordato di rosso, questo significa che ci avete un qualche alert installato sopra. Quindi, quando poi viene raggiunto quell'alert, vi arriverà il pop-up e vi verrà poi spento il pulsante. Però vi ho bordato di rosso, l'ho bordato di rosso proprio per far capire che su quel basket siamo in preallarme. Ottimo, quindi questo è un po' il discorso dell'indicazione dei vari indici. Poi abbiamo un altro grafico, vediamo se l'ho scaricato qui, si chiama Yes, ITS Termometro Termometro Forex. Forex Chart. No, sul grafico di. Allora, questo è un po' chi mi chiedeva, Massimo chiede se si può escludere un basket. Allora, qui. Diciamo questa è una configurazione di forza relativa, quindi si apre così non vi spaventate. E avete un po' l'intere valute, quindi la forza relativa di una valuta rispetto all'altra, con delle linee, in questo caso questa celeste, vedete che è AUD, poi avete quella rossa che è il dollaro, quindi su questa configurazione grafica che è su un H1 perché va sempre sul time frame, attualmente abbiamo una debolezza sul dollaro e una sul il giallo lo yen. Quindi potete anche farvi una, diciamo, un'analisi grafica. Questo potete anche poi gestire i vari periodi. Quindi se la valutazione sulle ultime due barre non vi piace, potete mettere un classico 20 periodi. E avete un qualcosa di questo genere. È chiaro, è lampante come tutte, diciamo, le valute attualmente siano state in una sorta di compressione dei prezzi e adesso si stanno un po' espandendo con l'euro molto forte e quindi potete anche poi andarvi a calcolare delle linee di ipercomprato, ipervenduto, utilizzarle come meglio credete. E c'è anche qui l'allarme sonoro, quindi l'alert se è true
Mi date Sì, vi apparirà un pop-up, vi potete anche fissare due livelli di tipo i comprati per venduto, 70-30, 20-80, 60-40, insomma, vi potete divertire. potete escludere ovviamente una rispetto all'altra. Non Riesco a lascia mettere dritto. queste tre e avete un po' queste indicazioni, quindi in maniera un po' più chiara. Questa è un po' la configurazione grafica del termometro, quindi oltre alla dashboard c'è questo. Ci siamo dimenticati qualcosa. L'aggiornamento, questo qui, è in minuti, mancano 183 minuti, giusto, rispetto all'ultimo aggiornamento sul daily, quindi Sì, tra... sei minuti. Però se vai un attimo sulla demo, c'era un altro, dov'è? Se vai sulla demo, ok, chiudi, apri un po' di grafici, apri un po' di basket, apri un po' di basket. Stellina. Sì, dobbiamo spiegare questo tasto qui. Esatto, c'è un bottone lì sotto che quando volete, perché magari lo ritenete opportuno, questo profitto è il profitto complessivo di tutti i basket che avete, diciamo in portafoglio, ed è un bottone operativo. Quindi cliccando su questo bottone, a un certo momento, quando lo ritenete più opportuno, chiude tutte le operazioni di tutti i basket. Quindi c'è una notizia che sta per uscire, volete liberare diciamo così, la piattaforma dalle vostre operazioni. Come vedete, ha chiuso tutte le operazioni di tutti quanti i basket e siete tornati nella situazione iniziale. C'è Ok. tanto altro da far vedere, diciamo, nei bottoni singoli lì, quando apri un cross, apri un attimo, esatto, lì. Vedete, vengono illuminati di rosso perché questo qui sta perdendo qualcosa. Se La ci cliccate commissione. sopra, no, clicca sul no, quello di sotto, perché qui chiudi tutta l'esposizione su Euro Audi e fai no. Qui chiudi solo le buy di Euro Audi e vi dice anche quando state guadagnando. Avete un break even point da 1,66 e 409 con un PL stimato di meno 0,50. Ora fai una cosa, tu questo l'hai comprato? Vendilo, cioè prova, fai no qua. Prima l'avevi comprato, adesso lo vendi. Come vedete, abbiamo una buy e una sell sullo stesso basket, mi porta un'esposizione zero, cioè io non ho nulla, perché chiaramente sono hedgeato. Il pulsante si illumina di giallo. Volendo, potete chiudere tutte e due cliccando lì sopra, close all exposition, sì, su EURAUD, state circa perdendo 1,42 euro, volendo gli dite sì e chiude tutto. Però questa cosa è comoda perché se utilizzate, che ne so, l'hedging, che io non condivido, però magari utilizzate delle strategie del genere e avete, può anche capitare magari su diverse sessioni che lavorate sul daily che possa capitare che una valuta sia momentaneamente hedgeata con un'altra, potete magari decidere anche di chiudere quella in profitto, tipo soltanto la sell, Che si è illuminata di verde. e lasciare quella la buy. Allora, c'è da dire che sono tante informazioni e capisco che possono essere un po' magari per questo ve lo do in demo, perché potete fare tutte le diciamo le prove che volete. Poi ovviamente noi siamo su Discord, c'è cioè proprio un canale dedicato allo spread trading e al termometro Forex e quindi lì poi possiamo confrontarci, c'è anche la chat di Working Forex, quindi potete anche lì poi fare delle domande. È il caso comunque di farci pratica perché è proprio uno strumento molto professionale e come vedete abbiamo pensato un po' a tutto proprio perché siamo i primi ad utilizzarlo. Allora, leggiamo un po' di domande, perché io poi tra un'oretta ho un altro webinar. Salvatore, ci siamo dimenticati qualcosa di importante, visto che c'è la registrazione poi. Credo di no, credo di no.
Allora, Abbiamo Vincenzo dice. tutto. Ok, Vincenzo dice la descrizione delle ultime tre righe del pannello forse manca ancora. Quale? Questa. Le ultime tre righe, qual è? Allora, l'aggiornamento l'abbiamo spiegato. Il segnale, questo è il master secondario all'inizio, questo è il profitto. Questo qui è l'ultimo aggiornamento, diciamo, ora della candela daily, quindi abbiamo avuto un aggiornamento il 27 maggio a mezzanotte. Mancano 179 minuti al nuovo aggiornamento. Le valute in evidenza sono queste qui che possono essere utilizzate in maniera singola e poi direi che abbiamo anche spiegato tutte le altre caratteristiche. Quindi vediamo qualche altra domanda. È possibile comunicare col termometro tramite API? Credo di no, no, perché questo è il feed del No, no. TickMill. Una cosa però ci tengo a precisare, comunque questo è legato a TickMill, Demo e Real, però dipende anche molto dal broker quando date tutti questi ordini in maniera simultanea, perché vedete che adesso questa è una demo, ma vi assicuro che anche il Real è molto forte, molto immediato l'acquisto o la vendita del basket, però dipende anche un po' dalla, diciamo, dalla politica di esecuzione degli ordini del broker. Però È questo è tarato qua. perché Lavorato su TickMill tra i migliori broker al mondo, non ci sono mai problemi o ritardi. Ovviamente dovete andare poi a controllare l'esposizione e il margine, quello è scontato. Allora, dove scelgo lo stop loss e lotti? Questo Vincenzo l'ho fatto vedere all'inizio, poi magari ti riguardi la registrazione. Massimo dice molto bello, poi tra l'altro con Massimo faremo un bellissimo webinar nel mese di giugno. E vi invito a seguirlo, poi vi dirò tutti i dettagli. Gabriele, quindi si può vendere la valuta in ipercomprato e comprare quella in ipervenduto? Volendo sì, si può utilizzare in questo modo. Poi è un discorso sempre anche a livello di analisi sulla forza o debolezza di una valuta, perché se una forza magari di una valuta in un basket ha raggiunto un determinato livello, potete decidere di andare in min reverting, quindi quello poi dipende un po' dall'analisi del trader. Io l'ho provato, ci sono anche delle statistiche che vi faccio vedere, vi farò vedere se venite su Discord, su come utilizzarlo e in base un po' alle forze. Io mi trovo molto bene con una dinamica diciamo, sul daily, sull'H4 e sull'H1, quindi gestire a livello temporale le varie forze e le varie debolezze, quindi è un metodo molto molto robusto, però dipende anche lì, bisogna essere capitalizzati, perché farlo con 1000 questo tipo di gestione è un po' difficile con 1000 euro. Eh no, perché quando aprite il basket in nero state comprando sette valute contemporaneamente. Adesso le fate da 001, mi sembra, no? Tutte quante da Esatto, 00, quindi io su un capitale da 20.000 euro, questo qui sto utilizzando delle size da 001 e questo mese qui, vedete, io comunque opero sempre con 001 perché ogni basket lavorato su diversi time frame temporali poi inizia a diventare pesante anche con 010, proprio perché tenete conto che vi andate a esporre su un intero basket in maniera esponenziale, quindi se comprate euro, in realtà è la vostra size. Di solito in un lotto non potete mettere un lotto su euro dollaro, un lotto su euro sterlina o così via, ma invece andare a spalmare quel lotto che voi andreste a fare solo su euro dollaro e spalmarlo su tutto il paniere perché pensate che euro sia in una situazione di forza e quindi va da sé che è meglio spalmarlo in modo tale da usufruire anche dalle esplosioni di volatilità che magari potete prendere da determinati cross. Quindi usato in questo modo qui è molto bello e anche molto robusto come sistema. Antonio, sì, è lui. Allora, per il link, Lupin mi chiede link di Discord. Allora, mandatemi un'email, ve la scrivo qui. A giuseppe@tickmill.co.uk, così vi giro poi il link con link di Discord e dove andate poi a scaricare tutto questo materiale qui.
Ok, io direi che abbiamo sforato l'ora. Come al Spero che sia solito. stato molto, molto utile questo webinar. Poi vi giro anche la registrazione del primo, che magari lì ho detto altre cose che qui ci sono un po' sfuggite. E poi ovviamente siamo su Telegram, Discord ogni giorno, quindi potete fare delle domande anche lì. Allora, per chi stasera un po' vuole vedere un po' gli analisi dei teli, perché oggi ci sono stati molti un po' di movimenti, questa sera alle 21 ho un webinar, il solito webinar delle 21 sull'analisi retail. Chi si vuole iscrivere basta andare sul sito di Techmill e trovate al primo posto l'analisi Forex attraverso il posizionamento dei trader retail. A più tardi e buona serata. Arrivederci a tutti, arrivederci a tutti.